just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come be to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. On Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. E buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Mi date solo una conferma che si sente l'audio e poi no, facciamo partire Gianmarco che sì, comincia a preparare qualche cosa. Sì, facciamo qualcosa oggi. Intanto se avete voglia mettete like. Così, ciao Marcos, tutti belli uomini. Ok, ciao, buon pomeriggio. Si sente, va bene. Okay. Se si sente basso, me lo dite che alzo un pochettino, però una piccola conferma all'inizio perché così possiamo andare. Allora, oggi Gianmarco. Qua c'è il tuo bicchiere. Ah, grazie. Sì, ciao a tutti. Ci fa vedere i cestini di frutta. Ok. Sì, dai, ci proviamo, facciamo qualcosa di carino, di fresco, perché beh, c'è l'estate. Cosa? No, niente. Perché ormai l'estate c'è già arrivata da un bel po', oggi comunque è il 22 di giugno, quindi cerchiamo di fare qualcosina di fresco, ma soprattutto qualcosina di veloce. Quindi facciamo i cestini di frutta con una sablé al cacao. Sablé al cacao, perfetto Saverio, grazie mille. E una sablé al cacao che ho già fatto però solo sul mio canale e oggi la andiamo a fare insieme. Allora, posso iniziare? Tranquillamente, ok, do le dosi: 280 grammi di farina 00, 50 grammi di cacao in polvere. E per spezzare un po' l'amaro, non ho messo 50 grammi di cacao solo amaro, ma ho messo 25-25 con quello dolce. Un uovo intero, poi 38 grammi di farina di mandorle, 82 grammi di zucchero a velo. E adesso andiamo a prendere fuori dal frigo il burro. Per fare le sablé ci serve il burro che sia appena tirato fuori dal frigo, deve essere bello duro. Di burro ce ne vuole 150 grammi. Vado a aprire il frigo ed ecco qua. Burro. Scusate, sto. Ecco qua il burro. Che più freddo non ce n'è. Siamo registratori. Stavo ficcando sui bottoni. Allora, iniziamo a fare la sablè, vediamo se mi ricordo. Allora, innanzitutto Pasticciando si impara il suo canale, ok? Andate a vederlo, mettete mi piace, iscrivetevi che è gratis.
esatto. Così ci ha fatto un piacere e noi lavoriamo, facciamo video più volentieri, dico bene, sì, se abbiamo un po' di seguito. Quindi grazie intanto a tutti gli iscritti e a tutti quelli che ci seguono. Esattamente. E allora puoi cominciare, direi. Va bene, allora, la Rasta Blè non è una frolla normale, è una frolla che, come si può dire, al contrario, ovvero andremo, invece che unire subito il burro allo zucchero, andremo a unire tutti quanti gli ingredienti e alla fine andremo ad aggiungere lo zucchero e le uova. Quindi iniziamo col processo di sabbiatura mettendo la farina con il burro. Ho preso anche le capentole lì, però non l'ho usato. Va bene. Se ti serve qualche cosa, poi me lo dici che te lo procuro. Perfetto. Ok? Sì, sì. Davide, non ridere che sembri un regista di Hollywood. Ah, ok. Quindi iniziamo la sabbiatura. Burro. Grazie Marcus del link. Grazie mille. C'è anche The Bestie, ciao anche. The Bestie 82. Iniziamo quindi gancio a foglia, farina e burro. No? Così. Guarda, sistema il... No, no. Cosa fa? La velocità, la leva della... Prospegna... bravo, perché okay. Era metà via. Troppo forte così. Per fortuna non è uscito il burro, ma porca. Troppo forte. Me ne sono accorto che era troppo. C'è un polverone. Scherzone. Allora, ritorniamo. Grande Davide che ride. Qua è arrivata la neve in anticipo. Va bene, allora. Lasciamo lavorare il gancio a foglia con la planetaria finché il burro non avrà legato per bene con la farina. Intanto andiamo un po' a vedere un po' gli elementi di scena, perché ci serviranno per andare a fare le nostre tartellette, ci serviranno dei pirottini. Allora, io qua ho dei pirottini multicolor in silicone. Ah, in silicone sono. Oppure possiamo usare tranquillamente quelli in carta. Esatto, quel finicone. C'è anche chi li lava, dopo. Ci sta, io non li ho mai lavati, sinceramente. Va bene, dopo andremo a appoggiare, no, la pasta frolla, cioè la pasta sablè, che è una frolla qua, sopra i pirottini, in modo tale che quando andiamo a cuocere, dopo possiamo avere lo stampetto, no, cavo. Quindi questi qui ci serviranno. Io ho usato questi qua da muffin. Possiamo usare anche quelli un po' più piccoli, un po' più grandi, non cambia. Possiamo fare una tartelletta piccola, una tartelletta grande. Noi oggi facciamo una tartelletta di media misura, così la possiamo riempire per bene. Mi stava chiedendo se i ciccioliferi sono un frutto da metterci dentro. Sono un frutto, sì. Si può mettere, è un'idea. Tartelletta di insalata. La sablè, visto che tanto comunque non ha quel gran dolce, possiamo tranquillamente metterci anche i ciccioliferi. Stasera, siccome sono a casa, che sono in ferie, diciamo, perché ho mia moglie e mio figlio che sono al mare, quindi sono in ferie per una settimana, io. E vado a casa di alcuni amici del centro commerciale che fanno una grigliata. Io ho preparato la carne e per l'occasione ho preparato anche le costine arrotolate, quelle del famoso video. Se sono d'accordo quelli che sono là, gli amici, provo a fare una diretta col cellulare, che è una vita che non la faccio, e vi facciamo due cavolate, insomma, giusto così per stare insieme. Vai pure. Ok, intanto qua c'è The Best 82 che ha fatto una bellissima, gli è venuta una bellissima barzelletta, una bella filastrocca. Cioè, iniziamo bene tra lo scherzo della velocità e la filastrocca. La tartelletta viene dalla campagna, sì, in sul calar del sole, col suo fascio dell'erba. Secondo me ho sbagliato. Sì. La tartelletta viene dalla campagna e sul calar del sole, col suo fascio dell'erba. E re che non mano un mazzolino di rose e di viola e tutti i pirottini di silicone. Che poeta! Come dice Davide, che poeta, grandissimo The Bestia. E poi dopo Saverio, sì, vanno tutti quanti, grazie Marcus per la risposta, sì, vanno tutti quanti in fuoco, li uso per i muffin tranquillamente, li metto anche a 200-220 gradi, non fanno assolutamente niente, l'unico problema magari... Io comunque li ungo un po' d'olio di burro, perché anche se sono in silicone magari si attacca un po' il muffin e tutto il resto, quindi evito, cioè cerco di metterci un pochino di unto,
perché comunque sono in silicone, ma fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Non è un po' come le tette. Qualcosa. Eh? No, no, niente. Va bene, allora, qua Davide come faccio a cambiare? 2, 3, 4, 4, fa vedere se riesco a vedere 4. Allora, qua abbiamo sabbiato, vediamo così, abbiamo unito quindi il burro alla farina. Andiamo adesso ad unirci la farina di mandorle e il cacao contemporaneamente. Allora, il cacao e la farina di mandorle io li ho già setacciati prima, quindi mi raccomando, setacciamoli in modo tale che comunque la farina di mandorle e il cacao si possano omogenizzare meglio alla farina prima. Okay. Per non fare grumi. Esatto. E andiamo di nuovo con il gancio a foglia a mescolare tutto quanto. Va bene. Scusate, ero andato a farmi il caffè. Ci sta. Ci sta. Sono in piedi dalle 3 di stamattina. Io le due. No, non in piedi, sono un po' seduto. Ok. Sabbiatura. Mi sono collegato. Ah no, ho detto tette, ma lui non ha sentito. Perché parlava di silicone. Allora, non c'è da fidarsi, ho detto come un po' le. Non si sa mai. Cioè. Non sa mai che sorprese hanno sia sopra che sotto adesso. Ho una domanda. Perché metti prima tutti gli ingredienti polverosi? Marcus, è una buona domanda, è perché è una sablé. In pratica, nelle paste frolle normali, tipo quella Milano, noi uniamo prima il burro allo zucchero, in modo tale che lo zucchero si leghi al burro. Poi dopo andiamo a unire i tuorli e la farina. E abbiamo un tipo di frolla, cioè una frolla molto più burrosa, che tende al molto friabile dopo la cottura. Invece noi abbiamo bisogno di una frolla che sia dura e duratura. Esatto, no, dura, ma allo stesso tempo che quindi resista di più la forma. Quindi abbiamo bisogno di una frolla sablé. Ah, facciamo divulgazione, sì. Andiamo ragione. Quindi a mettere prima tutti quanti i solidi, ovvero la farina, esatto, compatta ma non sbriciolosa, cioè che crocca come un cracker, ovvero che si spezza, è buono, comunque è friabile in bocca, ma che comunque mantenga la sua forma una volta morsa. Friabile, sì, ci sta. Friabile, perché non fria. È un po' come la sbrisolona, la famosa torta sbrisolona che viene fatta una sablette. Esattamente. Allora, domani farò un'altra diretta, se tutto va bene. Preparo la porchetta. Mi è arrivata oggi, domani la disosso, la leggo, la preparo. Ci vogliono 4 ore. Non credo che farò 4 ore di live per la cottura, però intanto insieme facciamo la parte del disosso, della legatura e della concia, sì. della mia porchetta. Scusa. Faccio vedere un attimo. No, ma ci sta, anzi, intanto faccio vedere qua adesso, non so neanche dov'è. Ah, qua. No, questo. Vedete che è sabbia con in mezzo al burro. Sabbiosetta, sabbia. Esattamente. Perfetto. Adesso abbiamo finito. E uniamo gli ultimi ingredienti, ovvero lo zucchero a velo. Nella sablé utilizziamo anche lo zucchero a velo proprio per far sì che non ci siano grumi. Se usassimo lo zucchero semolato al posto di quello a velo, è normale che non si legherebbe, non avrebbe la possibilità di legarsi al burro, proprio perché il procedimento è al contrario. Quindi utilizziamo lo zucchero a velo perché è sempre uno zucchero, quindi va a dolcificare e a legare con le uova dopo, ma non crea grumi e comunque non va a modificare troppo il composto. Ok, aspettiamo solo 2 secondi, intanto prepariamo. Sì, la faccio in live la porchetta. No. Quindi hai rotto un uovo. Ho rotto un uovo. Un uovo basta per questa dose e ci verranno 4 etti, 5 etti di appoggio qua, scusate, sto spostando. 4 etti, 5 etti di pasta frolla. No, che dopo se mi pulisco sul grembiule è finita. Perfetto. Adesso possiamo andare e aspettiamo finché non compatta tutto quanto. Intanto queste le posso andare a mettere da lavare. Anche questa tanto ce ne ho di pulite. Giro comunque di colpa mia. Questo. Volevo togliere la scritta sotto perché così si vedeva più intero. Oh, così. Ok.
comunque nel giro di 2-3 minuti qua abbiamo fatto. Io ho tirato fuori i pilottini, questo qua l'abbiamo già messo. Mi diverto a... Ci sta. Ok, perfetto. Siamo a posto. Allora, l'odore di cioccolato... Te lo sento da qua. Cosa? È assoluto. Vabbè, è normale, perché ce ne vuole un po' e quindi vogliamo comunque che ci sia questa caratteristica. E allora, questo qua... Apri del tutto qua, perché sennò non si stacca. Perfetto. Aperto. Sì. Okay. Bravo. Perfetto. Andiamo. Vediamo. Solo un attimo. Vediamo. Sembra... Cosa sembra? No. Sembra sablè cioccolato. Sembra sablè cioccolato. Andiamo solamente un attimo a amalgamare. Quindi deve riposare mezz'ora quella lì. Sì, mezz'ora, un'oretta, perché comunque ha bisogno di un po' di riposo. Poi adesso noi l'andiamo un po' a menare, è normale che con tutto il caldo che c'è. Ecco qua. Dov'è? Come è venuto il formaggio di ieri? Perfetto. È normale. Perfetto, che buonissimo. Sia un po' morto. Mi sono dimenticato di portarlo. Non l'ho portato a casa. Ok, allora. È venuto ballo il formaggio di ieri. Solo una cosa, mi lavo di nuovo le mani e poi dopo vado a prendere. Ma cosa provata? Era un po' di tempo che non lo seguivo in diretta. Oggi però ti ho beccato, grande Davide, grazie Luca. In frigo. Sì, va in frigo questo. Sì, sì, adesso ci metto solo la pellicola trasparente, mi sono lavato un attimo le mani. E cosa hai fatto? Un primo sale, giusto? Ieri ho fatto il primo sale e ho disossato qualche prosciutto. Buono il primo sale. Era più buono il prosciutto, però. Questo vabbè, formaggio primo sale è proprio rustico. Com'è? A me piace il primo sale proprio perché è abbastanza duretto e soprattutto non ha quel gusto predominante. Sa di incacio. Sì. Ecco qua. Dopo è primo sale, però per farlo sapere di qualcosa ci metti un goccino d'olio, sì, d'aceto, ci metti un po' di roba. Sì, sì, ma infatti io lo metto nella pietra. Meglio quello con la rucola, sì, perché sa un po' di qualche cosa. Logicamente più roba ci metti più è buono. Okay. Però il formaggio primo sale è proprio va primo bene. Sale, cioè. Però io non ti ho chiesto, Davide, se c'hai un coso di legno per spianare. C'è vabbè tutto, prendiamo tutto. Dei cosi, ce l'ho il tagliere, dici? Sì, ormai ce l'ho, sai cosa facciamo. Ce l'ho, non ti preoccupare, prendiamo la carta da forno. Sì, allora lui adesso la mette in frigo, ma in realtà la va già preparata. Ma in realtà l'hai già detto cosa? No, è il bello della diretta, però l'ho persa. Dov'è? Ah, è qua dietro. Ne ha già preparata altrettanta a casa prima di venire, perché deve riposare mezz'ora. E anche lui è sveglio da che ora? Alle 1.40 mi sono svegliato, però sono arrivato in forno alle 2.30. Tutto un po'. Sì? L'hai guardato TikTok? No, mi sono perso. Quindi questa è quella da frigo. Ah, ma te lo devo. Sì, questa è quella da frigo. Te lo devo già dare il tagliere, allora. Sì, sì, siamo già quindi pronti. Quindi vorrai anche il mattarello? Sì, se c'hai il mattarello. Ah, ma allora non sei mica mai contento. Perfetto. Allora andiamo quindi a fare intanto le nostre tartellette, poi dopo ci occuperemo del vario ripieno. Non so, Davide ha scritto, se non mi sbaglio, crema pasticcera sotto? No, hai messo, non lo so. Crema pasticcera e c'è un insettino della farina. C'è un insettino di farina. Guarda che prendiamo l'insettino. Quando c'è caldo è normale. Là. Ma quando c'è caldo escono fuori. Troppo forte. Cosa è successo? Ah, non lo so. Va bene. Ok, tagliere. Tagliere pronto. Vabbè, comunque ripieno. No, sta sicuro, mi sposto io. Ne parliamo anche dopo. Ti serve un po' di farina? Sì, leggera, quella non l'ho presa effettivamente. Guarda, lì c'è un sacchetto verde. Ah, top Davide, perché quello. Hai visto? Quello me l'ho dimenticato. Beh, al massimo andavamo di tranquillità, cioè tanto la sa bene, non ha quel problema. Anzi, in teoria sai cosa sarebbe meglio? Un po' di spolverata di cacao, ma fa lo stesso. Non problema. Che succede? Chissà se aggiungendo dello zucchero al primo scalo. Ah, sì, sì, sì. Vabbè, intanto sembra. Ok. Ma hai provato? Un goccio di aceto tradizionale, esatto, sì. Sì, Davide ha scritto, come ha detto bene Marcus, ha scritto crema pasticcera. Io infatti mi sono preparato un po' di crema pasticcera, sia al cioccolato che
normale, cioè al cioccolato, al cacao che normale, cioè al, oh, al cioccolato che normale. L'ho preparata un pochino perché non so come volevamo farla, tutto il resto mi sono portato dietro anche la panna montata. L'hai già montata? No, no, la panna da montare montata. Così. Quindi hai fatto la crema pasticcera? Solo? Sì, sì, ho fatto solo la crema pasticcera. Ma allora non avevi proprio voglia di lavorare oggi. Non è che posso far tutto. Naturalmente possiamo usare qualsiasi tipo di ripieno, possiamo fare una mini mousse al cioccolato bianco, possiamo fare una crema diplomatica come penso che faremo oggi, possiamo fare una crema pasticcera e basta. Adesso qualche video di qualche ripieno l'abbiamo fatto io, Davide. Cosa fa? Spia la gente. Sì, c'è scritto crema pasticcera, ok. Sì, 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 non mi ricordavo perché. Sì, sì, l'hai scritto ma non ti ho dato le dosi, quindi... Allora, vediamo. Perché dovete qua sapere che lui doveva venire all'una, poi doveva venire alle due, poi è arrivato alle 2:20. Insomma, è stato così. Io sono qua dall'una, allora l'ho scritto un po' di tempo fa e non mi ricordavo neanche più cosa ho scritto. Allora, vediamo un po'. Perché io vorrei metterci un po' di... Però si sta un po' già spaccando, perché c'è già troppo caldo. C'è caldissimo qua dentro. Abbiamo fatto i tortelloni con Morris e... Lui quando li fa al suo ristorante c'è un locale fresco e la pasta rimane soda, invece qua si è poveretto, sì. Ti smani proprio. Sì, esatto, sì. È un po' un problema. Vabbè, noi facciamo poco alla volta. Vabbè, forno ventilato va bene, no? Forno ventilato va benissimo, li teniamo solamente un pochino prima in frigo in modo tale che la sablè si possa compattare. Così non abbiamo problemi di sorta. Volevo. Sono venuti due ragazzi, io li chiamo ragazzi, sono venuti due signori stamattina a trovarmi in negozio direttamente, uno da Cagliari e uno dal Piemonte, mi sfugge. Quindi se mi stanno guardando li saluto perché mi ha fatto piacere, siamo andati a prendere il caffè insieme. Giorgino sta sempre bene per il momento. Siete preoccupati? No, dai, è ancora presto. Facciamo ancora qualche video insieme, non vi preoccupate. Adesso però con il caldo, sapete, i salumi non è il massimo. O come vi dicevo ieri, nella live che ho fatto ieri, probabilmente faremo una salsiccia piccante, una salsiccia al finocchio, qualcosa da poter poi replicare a casa e... Sì, senza problemi. Senza dover fare stagionare, insomma. Stasera facciamo le bruschette, quelle con la salsiccia e lo stracchino, ragazzi. Cosa sono le bruschette con la salsiccia? Conferma identità. Cavolo. Sicurezza di Windows. Allora, dovremmo andare a tirare sui mezzo centimetro. Quanto? Allora ci sei già, Sì, sì, ma ci siamo. Non usi mica i due stecchini. I due stecchini? Per cosa due stecchini? Per prendere la misura. Ah, no, va tranquillo. Adesso non è che dobbiamo fare... Sì, Davide incita al fatto che se avessimo due o stecchini o comunque due mini mestoli possiamo avere la livellatura tranquillamente, però mezzo millimetro, poi dopo se lo facciamo un pochino più grande, un po' più... un po' più di cose, tranquillamente. Cosa ti chiedono l'ultimo che ha scritto lì? Mai rabosi, quando li fai? No, non è per me. Sì, sì, per te. I rabosi. Cos'è rabosi? Ah, il rabosi è in di quei lunghi applause... Poi mi fermo lì. A posto. Grande Claudio, sempre divertente. Mi prende in giro. Allora Giorgino ci sotterra tutto. C'è ragione, Quando uno vive così in salute. Ah beh, sì sì. Oh, parliamo di un uomo che ha già 84 anni, Allora. Allora, pirottino alla pirottino mano. Dovremmo essere precisi qua, più o meno. Ci mettiamo qua sopra. Ah, li fai alla rovescio. Come fare il cestino? Sì, sì, non li mettiamo dentro, dopo è un rischio. No, guarda, fuori. Non è il mio campo, ti guardo perché così imparo. Ah, perché pasticciando? Pasticciando si impara. Preferisco che pasticci tu qua e poi dopo... Sì, sì, ma li facciamo così. L'unica cosa era lo stampino che non so... Quindi poi lo metti in forno basta. Così? Sì. Quindi ci vuole la griglia. Ah, oh, sì, qualcosa ci vuole. Perché sto pensando che questo qui è un po' piccolino. A sto punto metterlo così è un po' rischiato. Invece così è gigante. Io ho preso solo due stampi naturalmente. Vabbè, andiamo a fare, proviamo pian piano.
Allora, vediamo questo qui piccolino. 180? Sì. No, ventilato. Non so. Sì, ventilato. Bella domanda, perché ho preso solo due bei stampini e sono molto piccoli. Alla faccia di chi dice esatto. È tutta salute. Da... Esatto, bravo Claudio. Il finale era quello lì, esatto. E quanto devo fare allora? Fai 160. Boh, non lo metto in temperatura perché sennò mi abbronzo la schiena. Niente, dai, visto che ho preso degli stampini che sono molto piccoli, andiamo a fare al contrario, perché purtroppo fa così. Vuoi dei pilottini? No, non più i pilottini, è il... Questo? È questo. Che ne ho presi solo due. Aspetta che guarda. Tu sei di tagliaforma? Di tagliaforma, c'hai? Forse un coppa pasta. Sai cos'è il coppa pasta? Se c'è un coppa pastino un po' più grande. E pensavo che questo andasse bene, ma è troppo grande. No, invece. Da comprare questo. Va bene, colpa mia, dai, va bene con questo. Facciamo così e ci vengono delle tartaritine. Cambio di programma in corso. Ai. Utilizziamo questo, dovrebbe essere sui 6 cm di diametro. E lo facciamo al contrario. Aspetta un attimo. Ciao Matteo. Aspetta un attimo. Che c'ho tutti i miei cianfrusi. Davide tira fuori più stampini di me fra un po'. Guarda qua. Questo mi sembra carinissimo. No, questo è troppo grande. No, questo qua. Prendiamo questo qua. Dovrebbe essere più grande. Prendo questi due. To quel che vuoi. Perfetto, Davide si salva la situazione. Questo me lo porto a casa. Come fate? Sì, abbastanza. Infatti la frolla sta soffrendo in una maniera atroce. Sta soffrendo in maniera atroce. Bene, abbiamo risolto anche il pirottino. Perfetto, Davide in corner salva tutti. Andiamo a rimettere quindi i pirottini sopra e andiamo a fare questo. Allora, uno. Signor regista, due. Per favore, mi potrebbe far vedere dall'alto. Se riesco, non è mica detto che riesco. Si rompono. Mamma mia, che caldo che è. Che succede? No, non far vedere dall'alto. Ho fatto anche lo zoom. Il bello della diretta. Qua si rompe tutto. E qui è tutto manuale, è un po' come le... Bello lì, molto molto caldo. Vuoi una spatolina? No, è che si... Vuoi metterla un po' in frigo? Adesso vediamo come fare. Sinceramente facciamo prima i dischi e poi li mettiamo in frigo, perché qua è troppo troppo caldo. Ce l'hai un piccolo... Ce l'ho, io c'ho tutto. Cosa ti manca? Prendo della carta da forno. Dove ce l'hai la carta da forno? Nel posto più... Allora fa lo stesso. No. Ti do una teglia anche. Ragazzi, qua c'è caldo, ma caldo. Colpa mia che non accendo l'aria confezionata. No, ma fallo un po' di caldo. Ti metto lì, Sì, perfetto. Vabbè, lo lascio. Sono belli gli imprevisti. Così mi riposo di più. Allora, al prossimo giro che vengo su a Modena ti porto un gorgo. Oh, grande! Un gorgo. Col tuo punto di vista. Va bene. Marcus, però, dalle tue parti del gran gorgonzola. Nel posto più morbido dove mettere la carta da forno, esatto. No, è che voi non avete idea, vi potrei far vedere. Allora, allontano una telecamera e vi faccio vedere in lo spazio che sembra tanto, in cui lavoriamo, che c'è, lavora lui. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Così però non rende tanto l'idea. Così. Forse così. Perché sembra talco, ma non è. Allora,
Vediamo un po'. Allora, li stiamo schiacciando direttamente qua in teglia perché c'è moltissimo caldo, quindi gli diamo un po' la forma e poi dopo, se sono troppo alti, li andiamo a schiacciare qua. Tanto con la carta da forno dopo li mettiamo in frigo e non ci hanno problemi, si staccano tranquillamente. Però stanno buttando fuori un botto di burro. Sì, questo è quello che abbiamo di fronte. Faccio vedere perché spoiler anche, sì, no, anche io sono curioso di vedere sempre dietro le quinte i set delle, dei vari youtuber. Difatti c'è, si vede che hai i capelli bianchi. Eh sì, lo so, infatti sono vecchi, io ho 127 anni. Ok, torniamo normali. Avete visto, vi è piaciuto? Mi è piaciuto tutti i capelli. Davide, mi sa che Twitch è saltato. È saltato Twitch? Come è saltato Twitch? Poi ha detto che sei ripreso. Ma le uova di Pasqua. Okay. Le uova di Pasqua, devo fare la video ricetta per sabato. Sabato farò uscire la video ricetta dei bounty. Sai cosa sono i bounty? Sì, cosa sono i bounty? Sono quei snack con il ripieno di cocco. Ma consiglio, l'hai preparato per torta? È scritto di usare delle uova, come le posso... Aspetta, leggi tu perché... Ah, c'è scritto di usare delle uova, come le posso sostituire? Ah, è una bella domanda, nel senso, nei preparati per torte tipo di quella famosissima marca, se ti chiede le uova è perché comunque all'interno non c'è niente per sostituirle, cioè ti danno le farine, ti danno la roba secca e... È una bella domanda, sinceramente non lo saprei, perché già anche nelle ricette, nelle varie ricette, sostituire le uova è molto complicato. Cioè andiamo a fare magari un dolce vegano, però sostituire le uova è un bel problema. Purtroppo no. Non sacci? No, non sacci mica, perché comunque se voglio fare un pan di Spagna vegano lo vado a utilizzare dell'altra roba. Anche per la torta mattina. Purtroppo non lo so, Matteo, mi dispiace. Scusate, le luci sparate non aiutano. Non aiuta niente. Ah, sì, per quello lì che c'è caldo, c'è la finestra chiusa, l'aria condizionata, il forno acceso che però ancora non è a temperatura. Dai, ma comunque risolviamo così, visto che tanto la frolla va a momenti. Ecco. No, non li faccio io, li fa solo lui. Li fa solo lui i bounty. Aspettate un attimo che spariamo nelle trovie. Ma qua c'è anche un freezer, o non ce l'hai il freezer? C'ho l'abbattitore, se no accendi l'abbattitore se vuoi. Vuoi accendere l'abbattitore? Ma no, va bene qua il frigo. Mettilo in frigo, che è freddo, va quello lì. Sì, no, ma infatti non voglio poi rischiare che con l'abbattitore... Se vuoi prendere la frutta intanto... Me la mangio tutta. No, è che io l'ho preso, ma... Iniziamo a a tagliare, a far tutto quanto. Va benissimo. Li ribattezzeremo i dolcetti al cocco di Davide Gianmarco. Ah no, faccio quei snack che mangiavo io a scuola, alle scuole medie, cioè avevamo il bar dentro e tutti i giorni mangiavo due gnocchini fritti e un bounty. Troppi gnocchini fritti. Me li ricordo. Questo e allora è facile, la ricetta, appoggialo anche là fuori. Là fuori, tranquillamente. Sì, sì, così, lì. Metto qua? Sì. Dritto? Sì, sì. Va bene, va bene. Ok, arriviamo, Quindi cosa facciamo nel frattempo? Ah, tagliamo un po' di frutta e facciamo la crema. Tiriamo fuori la frutta che vediamo quello che ho preso io. Possiamo tranquillamente anche fare la crema, perché tanto non c'è problema, anzi. Facciamo ci sono che... le more, i lamponi. Lavo un attimo la planetaria, facciamo la i kiwi. Lì. Quante ne vengono? Vuoi fare proprio la crema pasticcera tu? No, facciamo... visto che montiamo un po' di panna... Sì, intanto che si raffreddano, dai. Facciamo la diplomatica, tanto quella si stabilizza tranquillamente. La panna ce l'abbiamo già in frigo. Mi raccomando, con questi caldi, se facciamo montate di panne, va in frigo, cioè minimo, perché sennò... Già in forno da me, belle queste, ho montato more. L'altro giorno qualcosa, c'era da morirci, cioè. Resta tutto belle. Instabile. Cosa guardi?
Ne tiro fuori solo qualche d'una, no? Sì, non... sì, sì, adesso facciamo solo quelle 6 o 7 che abbiamo fatto. Oh, queste qua invece fanno schifo sempre. Che cosa, i mirtilli? I lamponi. Ah, i lamponi. Dove vengono? Sud America? No, ce ne sono, ce n'è qualche d'uno brutto che tiriamo via. Gli ho chiesto anche la menta, ma non ce l'aveva. No, veramente mi sono dimenticato, ce l'avevo. Vabbè, dai, ma non ti faccio aprire... Ma no, scappa... ce l'avevo anche in giardino. Ah, ce l'avevi anche in giardino. No bueno. No bueno. Va bene. Sapete, dovete sapere che me le sono dimenticate in macchina. Ci sono 50 gradi, forse. Vabbè. Oh, adesso li laviamo. E fai la crema intanto. Sì, 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 non c'è problema. Ok. Allora, vado a tirare fuori la crema pasticcera. Ti vuole la frusta? Eh sì, ce l'ho già lì. Eh? Ce l'ho già lì. No, la frusta nella... Sì, nella planetaria. Ce l'hai tu? Non la vedo. È lì dietro. Non l'ho messa lì dietro, dov'è? È qua. Ah, ok. Oh, oh, vediamo anche cosa mi fai vedere. Intanto lo c'ho. Allora, vi ho fatto un po' di crema, visto che ieri ho fatto la zuppa inglese. Ho tenuto un po' da parte un po' di crema. Però per fare la crema... Ci vuole l'albero. No, cosa ci vuole? Per fare la crema pasticcera abbiamo fatto svariati video. No, penso ne abbiamo fatto solo uno con te. Sul canale, tranne a sentire la parola vegana sul canale. Hanno fatto la muffa? Che cosa? I lamponi. Ah, i lamponi. Buh. Sì, qualcheduno c'aveva la muffa. Qualcheduno. E quelli che gli erano dicevo. Vicini. Vabbè, ma sì. Va bene. Invece le more sono belle. Allora, qua abbiamo un po' di crema pasticcina e al cioccolato. Allora, andiamo a pesare solamente questa. Aspetta un attimo, cosa facciamo? La possiamo fare o al cioccolato e teniamo un po' di crema, perché allora, per fare la crema diplomatica ci vuole la proporzione 200 grammi di crema pasticcera e 150 grammi di panna montata, in cui 100 grammi sono panna e 50 grammi sono zucchero a velo. Quindi adesso non l'ho pesato, andiamo a vedere se riusciamo a fare 200 grammi di questo qua. Che ho spento la Milano. Ah, no, no, vai, vai, per attaccare una telecamera l'ho spento. Allora, 300, dovremmo riuscirci a fare. Facciamo 200 grammi. L'abbattitore è troppo forte, va a meno 18 in pochi minuti. Eh già. Mi serve questo. Perché buono. Così magari facciamo anche una tartelletta con solo la crema. Ma posso settarlo, l'abbattitore? No, vabbè, tranquillo, tanto adesso... Ragazzi, iscrivetevi al canale, grazie. Ah, sì, è il suo. Anche il mio, eh. No, è il suo, mica il mio. Vi ricordo che sono arrivato troppo anche forte. Su TikTok, eh. Andate a dare un'occhiata che ho fatto qualche ricettina su TikTok. Mi trovate, Davide Fantinati. Va bene. Allora, abbiamo preparato 200 grammi di panna, sì, di crema pasticcera, e adesso andiamo a preparare invece i... La metti più sotto la telecamera così. Sì, 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 sì. I 100 grammi di panna montata. Però aspettate un attimo, visto che la metti direttamente lì dentro. Sì, non ha senso fare due volte il giro, no. Per niente. Ok. E tutti i giorni mi sarei immaginato nella vita, tranne che sentire la parola vegana sul canale di Fantina. Esatto, vero, 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 colpa mia. Beh, se leggi qualche commento, c'è qualche cosa nei commenti. Perfetto. Allora, volevo dire che ho trovato una picagna che vorrei fare alla griglia di vitello, intanto che parliamo di dolci. Io riporto la panna intanto in frigo.
E per cambiare, anziché farla di manzo, come fanno tutti, mi mangio tutte, ma sono buonissime. Aia, malissimo mi sono fatto. E la piccagna con il suo grassino di vitello, e vorrei farla alla griglia, quindi vi porterò la piccagna di vitello alla griglia. Deve essere tenerissima, non l'ho mai fatta. Sì. Deve essere tenera. Cotta pian pianino. A quando una live con Giorgino? Appena possiamo, perché lui è molto indaffarato e poi non è che sia proprio vicino. E quindi sì, la faremo, ci siamo sentiti anche ieri. Sì, o la faremo. Sì, o la farò, ma c'è ragione. Ok, ci siamo. Stiamo sempre aspettando la sablè. Intanto montiamo sta roba, ma possiamo anche andare in seconda. Sì. Perfetto. Oh, abbiamo messo. Tu stai montando la panna? Sì, stiamo montando la panna. Adesso possiamo anche andare in terza. No, dove cavolo è? La terza. Come si va in terza? Ah, in così. Su. Sì. Ti ho scritto tre. Così. Occhio alla farina! Non è la terza, però. Ma c'è scritto tre. È qua. Ah, così. Ci siamo. E dopo mi dicono che ho la planetaria vecchia come il cucco. Grazie Marcus. Buon Gianmarco. Sì, adesso speriamo bene che si monti, perché è sempre un problema quando c'è caldo che si monti qualcosa. Quelli sono quelli lavati. Quelli. Ah, allora ne mangio uno. Quelli lì sono quelli che avevano la muffa. Ok. Marcus se ne va, grazie mille comunque di tutto quanto, perché ci mancherebbe. Chissà perché chiamandolo codone di manzo non ha lo stesso successo di picagna. Allora, il codone è tutto il pezzo intero, ma la picagna è solo la punta. Però sì, effettivamente se il codone non è bello. Quando hai anche per dire, quando hai il macinato al banco e vuole quello di primo o quello di seconda, non va bene, primo o seconda, ma bisogna dire lo vuole da ragù, un po' più grassino o magro da fare le svizzere, per dire. Però detto di primo, detto codone di manzo, sì, okay. Già è una parola molto negativa, diciamo, da un po'. Ciao Marcus, grazie comunque. Ok. Qua piano piano si sta montando, quindi incrociamo le dita e possiamo intanto. Scusa, ma perché dobbiamo raffreddarle se poi le dobbiamo mettere in forno? Perché così si stabilizzano. Ah, perché okay. Prima ho provato era un pochino dura, adesso le andiamo a tirare fuori. Comunque questa la possiamo intanto mettere di nuovo in frigo, perché non c'è problema. Adesso finiamo solamente questo. Ritorno con le creme pasticcere in frigo. Ma riusciamo a mangiare qualcosa oggi o niente? sì, due secondi. Oh, sempre a lamentarsi, cioè. Adesso non ho neanche pranzato oggi, non che ne abbia bisogno, però. No, ma neanch'io ho pranzato. Questa volta se va bene vengo ad assaggiare i cestini di frutta, non mi fido di dice sempre tutto buono, ma dico che è buono perché è buono. Sì, ma qua adesso. Però. Sì, sono già pronto. Adesso. Comunque in ogni caso. Sì, però non è così, perché se comunque vi propongo qualche cosa è perché l'ho già sentito prima e a mio gusto mi piace. Però sì, per dire, se guardate il video dove ho fatto la crema di zucca, diciamo, così io la vellutata di zucca lo dico, sì, buona, ma fa lo stesso. Con riferimento al codone ai quinti quarti, ah sì, ma adesso il quinto quarto è diventato, è un po', sta andando di moda. Che fai? Che devo vedere? Allora ho finito di montare la
siamo ecco. Spariti. Ah, ok. Ho finito di montare la panna con lo zucchero a velo e possiamo andare a metterci la. Quindi hai montato la panna con lo zucchero a velo. Sì. Adesso ci metti la crema pasticcera. Esattamente. E facciamo, e facciamo la chantilly. Sì, diplomatica. Diplomatica. Cioè, o chantilly italiana. È un dubbio. Cioè, nel senso, molti dicono che la chantilly sia la francese che la diplomatica. Cioè, dal senso, nome. Alla francese dubbio. Sarebbe zucchero a velo più panna. E quella è crema chantilly. E diplomatica invece sarebbe crema pasticcera più crema chantilly. Poi dopo invece io dico che crema diplomatica è pasticcera più chantilly. Per altri invece è tutto il resto. Saverio, sì, come aspetta. Dice da noi in Sicilia si chiama muscolo il codone e va sempre per il bollito, sia no, io ci faccio il roast beef con quello lì, perché è cotto poco, ma ci faccio il roast beef da vendere in negozio proprio a fetta, lasciandolo semicotto, cioè insomma come il roast beef. Rosa. Rosa, sì, insomma, come deve essere. E, però puoi farci anche devi tenere una carne che è molto tenuta al sugo un po', con una cottura un po' lenta e lunga, se vuoi che sia tenero, se no se mangi quelle bistecche lì, sono bistecche che sono molto fibrose e sono molto un po' coreacee, voglio dire un po' coreacee, però la parte della punta, adesso se vi trovo un'immagine vi faccio vedere cos'è la picchia per chi vi è curiosi. E la parte, diciamo, su quella punta lì ci appoggia lo scamone, noi lo chiamiamo controfiletto, e la parte molto tenera, una parte molto tenera, quella punticina lì, diciamo i primi 13-14 centimetri, 16, no. Non di più, perché più vai avanti più diventa cosa. Vai, intanto io cerco l'immagine. Come vuoi dire, i mirtilli molto buoni, non i mirtilli, i lamponi, le more molto succose. Va bene, stiamo finendo quindi. A me piacciono anche le rosse, non solo le more. Va bene, adesso vi faccio vedere come è venuto il tutto. Aia, mi faccio male da solo. Se potessi portare la mia adesso. Spacco tutto, va bene. Allora, comunque, risolto il problema poi di crema diplomatica e crema chantilly, che sono solamente questioni tecniche di nome, e io preferisco dichiarare crema diplomatica la chantilly più la crema pasticcera, e crema chantilly solamente la crema, la panna montata più zucchero a velo, se riesco. Siamo riusciti a fare il tutto. Ok, questo qui lo lasciamo qua, tanto non ci frega. Vuoi assaggiare un po'? No. Abbiamo montato e abbiamo un composto molto stabile grazie alla crema pasticcera. La crema pasticcera in frigo tende a solidificarsi, quindi non abbiamo paura. Una volta che abbiamo montato insieme panna montata e crema pasticcera, mi cambio un attimo, al fatto che si possa smontare. Ecco qua. Naturalmente il colore è un po' giallognola, ma è normale perché crema pasticcera più panna montata. Riposiamo in frigo. Che ora lo svegliamo? E c'è spazio qui. Sto riposiamo in frigo e tiriamo fuori. Intanto vi faccio vedere. Senza spaccare tutto. Allora, la picagna è questa qua. Questa. Le tartellette. È la punta del codone. E guardavo se trovavo il codone intero, che sarebbe poi questo. Però non si capisce bene perché è appoggiato in una certa maniera. Vediamo se c'è un'immagine più nitida. Poi dipende dalla razza, dalla dimensione, dipende da tante cose. Però se prendete la picagna dovete prenderla così, con questo grasso. Non dovete tirarlo via per la cottura. No, così come questo è il limite. Per avere un buon risultato. Di Super Saiyan. Super Saiyan, esatto. Che supera il limite. Niente, non esatto. Oh, l'azienda agraria la vende a 19,90. Sì, si trova anche su internet. Ah, beh, ma io sto facendo fatica a trovarlo col grasso, perché mi arriva tutte delle mezzene molto magre. Mm-hmm. Ah, vero. E ce ne ho una bella di vitello e basta. Intanto userò quella lì. Beh, ci sta. Quindi quando è che si assaggia? Va bene, ciao cari, ciao Lucheone.
Va bene, allora a posto. Luke One. Perfetto. Allora abbiamo tirato quindi fuori dal frigo, mentre abbiamo fatto la nostra panna o crema, credo che, e le tartellette. Adesso sarei quasi quasi tentato neanche di schiacciarlo. Poi lasciare i dischi così. Perché ci dovrebbe un po' rassodare, però ho un po' paura. Perché in teoria andrebbe fatto. Vedi che si spezza troppo. Andrebbe fatto con il fiore. E il fiore sarebbe molto meglio, naturalmente. Invece noi proprio non ci riusciamo oggi a fare queste tartellette. Ma porca, tutto rotto, tutto rotto. È una bella rottura. Vuoi che le scaldiamo un po'? No, che dopo è ancora peggio. No, proprio non vuole essere troppo malleabile. Sto pensando. Magari le manne un po' io. Qua la usano per fare la mal tagliata. Ah, ok, sto guardando la picanha. Qua la usano. La mal tagliata in padella. Sì, anche i straccetti, tipo esempio, Davide sempre all'ospedale. Niente. Esatto, Davide sempre all'ospedale. In che senso? Ciao cari. Sempre dall'ospedale. Ah, ok, dall'ospedale. Ah, ok. Allora tanti, ti rinnovo gli auguri di pronta guarigione. Non so, però quando uno è là ha bisogno di coraggio. Già. Niente, oggi cerchiamo di risolvere così e buono. Sì, sì, schiacciale. Perché è proprio una cosa assurda, va bene. In pasticceria, quando qualcosa non va, si cerca di rimediare con qualcos'altro. Ma c'è stino così? C'è stino. Ah, quindi le qua c'è lì dentro? Sì, sì, le facciamo al contrario. Niente, è troppo caldo e non vuole mica malnearsi, cosa volete gli dica. Anzi, sinceramente, non saprei neanche, perché è davvero una sberla questa qua. Non ha elasticità? Non ha elasticità. Me l'ha persa. Non me la vuole tenere. Niente. Proprio non vuole essere. Non vuole essere di scena oggi, non vuole essere di scena. Anche oggi sei in chat, perfetto, sì. È una bella vega, sempre così, sempre così. Allora, sto cercando di pensare, di riuscire a capire se. Vuoi un martello? Spacco tutto. No, ma guardate, è una cosa assurda. Io mi prendo i video, cerco anche di fare le cose carine, ma vabbè, faccio come quando faccio le crostate in forno e c'è caldo a bestia. Come quando fiore piove. Esatto. Cioè, prendo un po' di frolla e la compatto dentro allo stampo, perché sennò qua è un coso stranissimo. Basta che vengano dei cestini alla fine. Là, abbiamo fatto un po' compattato. La maledizione del tortellaio, è vero? Oh, l'unica cosa del live che mi è venuta bene è la sacca. Metto in frigo perché... È un po' caldina. Mamma mia. È un po' caldina. No, beh, ragazzi, io quando faccio la roba in forno, anche oggi che ho dovuto fare dei bensoni, della roba così, non ci si stava, io metto l'impasto a meno 5 dentro il conservatore, dove ci tengo di solito la roba mezza surgelata, mezza no, e poi dopo aspetto 5-10 minuti e poi dopo vado. Vuoi provare a stendere quella che hai messo in frigo prima? Adesso proviamo. Intanto facciamo queste qui, così cerchiamo di fare qualcosina. Avevi detto che comunque c'avevi una spennellata di chiara d'uovo per estacizzare la folla. Ah, possiamo provare. Possiamo provare. E avevi detto che comunque c'avevi dei... Ah, questi qua. Questi qui in acciaio possono entrare in forno? Però c'è un po' di carta sotto. Non ho capito, scusa. Questi qua, le terrine d'acciaio. Vuoi della farina? No, no, ho detto le terrine d'acciaio. Sì, vanno in forno. Però c'è questo qui. Ah, vabbè, ce la metto dentro. Mettici la pellicola. Dopo brucia. Ah, ce lo vuoi lasciare. Scusate ragazzi, stiamo cercando di capire se riesco a trovare qualcosa. Ce le hanno tutte.
Siamo spariti. Siamo spariti. Due secondi. Aiuto. Grande Davide. E sì, la chiara d'uovo, però io non ce l'ho qua adesso. Adesso sto pensando se... Vediamo di provare a farlo. Magari... però anche qua dopo il contrario, tutto un casino, tutto un casino. Comunque, vediamo un po', vediamo se riesco un po' con le mani a cercare di fare qualcosa. Perché si elastici. Niente. Quando vengo io, Davide si mette ai ripari. C'ha ragione. Io gli chiedo anche di farle live, ma qua proprio... Niente. Sempre un casino. Qua Davide mi ha abbandonato. Si è nascosto e ha fatto bene perché... Perché è una cosa un po' a caso. Va bene. Sto facendo i cestini alla bene meglio proprio. Poi alla fine se usassi questi che sono un po' più larghini. No. Comunque se avete, mettiamo in forno, fa proprio poco. È l'unico che risponde. Comunque se avete il... lo stampino a fiori è molto meglio, nel senso viene meglio la roba. Qua invece non viene niente, proprio bene. Oh Davide, non pressare. Va bene. Continua a dire va bene. No, siamo nel... cioè io sono nell'incastrato più assurdo. Davide, tranquillo. Si è nascosto. Dai, facciamo le mitiche 5 tartellette al cacao. No. Anche gli altri sono nascosti. Io senza paura. No, ma sai che alla fine non è lui che... c'ha l'abitudine, non è che lo prendo in giro, ma... No, c'ho l'abitudine che quando devo fare la roba qua è una cosa assurda. Ma quando uno non è a casa sua è sempre così. Poi ho fatto il video, adesso non l'ho ancora finito di editare, non mi ricordo cos'è che era. Ho fatto il video la torta della nonna. Ho fatto la torta della nonna. È venuta? Sì, è venuta benissimo, però la frolla l'ho tirata con la sfogliatrice. Voglio dire una cosa io, ma comunque devo dire, ridendo e scherzando, uno è venuto bene, quindi ragazzi, vediamo. Ridendo e scherzando, uno è venuto bene, perfetto. È venuto. Vedi, bene. È la temperatura che è arrivata. Sì, l'ho modellata, l'ho tenuta un po' tra le mani e si è un po' adattata. Adesso lo schiacciamo solo un attimo, in modo tale che poi dopo sicuramente non ci ho messo niente, dopo sarà la pena tirarli fuori. Sì, ma è come andare in chiesa sotto al Gesù e tirarne uno. Sì, diceva il vegano. Poi naturalmente essendo molto molto grandi questi qua, comunque sì, alla fine. Chi è? Se n'è andato. Ho fatto partire il forno, sennò qua sì, non sì, cuociamo. Siamo pronti, siamo pronti. Sai che io c'ho una grigliata stasera. Io dopo penso che devo andare anche a pagare il dentista. A pagare il dentista? Tu sai che pagare e morire c'è sempre tempo. Sì, quindi anche se arrivi dopo è lo stesso. Oh sì, non lo sa neanche che devo andare, che devo andare. Ok, perfetto. È una sorpresa, gli faccio la sorpresa di fine mese. Siamo così, va al mare. Con fattura? Ah beh sì. Ah, ok. Con fattura o senza? C'è sempre 200-300 euro di differenza. Va bene, dai, so che stiamo insieme. Ecco. Senti, qua. Ma quando deve stare in forno? Perché? Ah, gli facciamo stare. No, hai detto 20. Facciamo 10 minuti. Ah, ok, no, pensavo a mezz'ora. No, sono biscottini. Sì, tu mi sono. Prova ad andare a prendere l'altra pasta che vediamo. Adesso vediamo. Magari è meglio quella. Perché ha riposato. Abbastanza, te lo appoggio qua. Appoggiare dove vuoi. Non dove voglio, però.
gliel'ho detto anch'io ieri sera. Allora andiamo a vedere l'altra. Vedi com'è l'impasto, se non è male proviamo a tirare quello, così vediamo di salvare la tartelletta, diciamo. Ah, ma facciamo prima, prendiamo due fogli, tanto un foglio da carta da forno ce l'ho già. Sai già? Quello lì, prendiamo l'altro. È soda? No, però allora ci sta. Allora perfetto, vedrai che si piega. Dici che è quello il trucco? Non lo so. Io ti dico, la carne se la tieni fuori dal frigo prima di disossarla un pochettino diventa più morbida e riesce a essere anche più preciso. No, ma io dicevo, i dolci proprio dicevo in generale, a parte due tolle crostate e alcune tipo la sbrisolona perché mi ha insegnato la Clara però si non è elastica, forse no. Volevo un uovo in più. Ma no, di solito ci metto 60 grammi. Oh, succede. Vedi come il mestiere non lascia spazio alle disperazioni e si riesce sempre a trovare il modo di fare le cose per bene. Ah sì, poi specialmente quando sei in live. Ah, qualcosa di tirar fuori. E sei da solo, insomma, un po' qualcosa. La farina? No, adesso lo lascia stare. Perché. Perché in teoria la farina è cattiva amica delle frolle. Perché la farina va a togliere l'umidità. So che la frolla comunque vuol tirata molto fredda. Sì. Però la sablè in teoria non dovrebbe comportare di questi problemi. Però è normale che se c'è una temperatura un po'. C'hai troppo... 45 gradi di tempo. Che senso? Per se vogliamo infornarne altre 4-5. Ah, ok. Beh, tanto 10 minuti. Poi provo a farla raffreddare, ci metti la crema. Vabbè, ma si raffredda in fretta. Sì, non è quello. Allora, vi dico anche quanti gradi ci sono qua dentro. Ah, è vero, la carta da forno dove ce l'hai? L'ho rimessa al suo posto, mi hai detto che non ti serviva più. Adesso lo usiamo di nuovo, due secondi. Allora, ieri ho fatto il formaggio, vi ho detto che con i punti Granarolo... siccome utilizzavo le bottiglie della Granarolo e fino adesso c'è stata una raccolta punti nelle bottiglie, a forza di fare formaggio ho raccolto abbastanza punti e ho spedito le schedine, l'ho fatto spedire a mia madre però per non avere balle così. Come e oggi mi è arrivato il regalo, le cuffie da streamer col filo, però cuffie Acer. Beh, sta tutta roba gratis. Sì, bello, l'ho preso per mio figlio, ci ascolta il tablet, sì, e sì. Fa finta di streamare. Ci sto. C'era anche un bel Lego, grosso così, un cofanetto però. Sì, sì, un contenitore a forma di mattoncino nero. Ah, ok. Ah, beh, quello è carino. Però sì, c'erano delle cose poco interessanti. Vabbè, non è che... No, no, mi sa che non ce la fai. Così? Sì. Metto il timer, eh? Sì. 10 minuti. Va bene. Qua la gente, c'è qualcuno? Ah no, ormai ci sono stancato, senti via tutti. No, certo, ci siamo. Oh, ieri non me ne sono mica accorto, 2 ore e passa di live. Ho visto, infatti. Un sacco di... uno dei commenti mi hanno scritto. Oh, ma vai letto. Troppo lunga, troppo lungo questo video, mi hanno scritto. Dico, va. È colpa mia che mi perdo. Allora, no, ieri sera mi sono perso a guardare una serie Netflix
che ho cominciato a guardare domenica, perché sapete che sono da solo a casa, così domenica pomeriggio ho iniziato a guardarla, ed è quella dove ci sono quei bambini supereroi, no supereroi, adesso la cerco e non mi ricordo neanche come si chiama. Cosa? Stranger Things? Stranger Things? No. Boh. Hai detto supereroe. Però ero da solo in casa e me lo sono fatto addosso. Net. Sì. Net. Cos'è? 100? No, c'è un mostro nel bosco lì che... Vediamo, serie... Come sei da solo a casa? Sì, è da solo a casa. Sì, perché mia moglie e mia figlia sono al... Sono al mare. Sono a settimana, sono in ferie io. In È sempre lui in ferie, ma gli altri? Allora. Perché ho finito di vedere Summertime, anche se non è una serie che può guardare, posso guardare, però mi sono trovato praticamente l'anno scorso al mare, la serie, che la Catleia si chiama, ci hanno impegnato tutta la spiaggia dove eravamo noi, eravamo a Casal Borsetti, perché dovevano girare proprio una puntata della serie, insomma, e l'ho guardato, l'ho vista, ho riconosciuto la spiaggia, però naturalmente non c'è. Sì, non ci si vede. Ah, dovevi pagare. No, io ho fatto qualche ripresa col cellulare, mi hanno fanculizzato proprio. Sì, ho detto, non può riprendere. Ah, ho capito. Ma perché, scusa, non puoi riprendere? Cosa, hanno paura te? Non lo so. Cioè, vuoi vedere che è venuto? Un po' piccolino. Te l'ho detto. Vediamo. Oh, da bello. È un po' piccolina, bassa, ma andiamo a schiacciare tranquillamente, come se facessimo una crostatina. Poi ho usato il taglietto un po' più piccolo, perché secondo me ci sta meglio. L'altro, secondo me, a sto punto è troppo grande. Comunque andiamo a fare lo stesso, perché è ancora rimasto, ancora in live. Finalmente stiamo facendo le tartelette semi decenti. Ah, Stranger Things, allora. Non lo so, devo guardare l'immagine. C'è una bambina che vola. Ah, sì, questo. Things. Quello dei bimbi e della bambina. È uscita la quarta serie. Sì, ma io sono la prima al quinto episodio. Ma io non ho mai visto. Vabbè, il succo sta che ieri sera... Ti sei intrippato. Sono arrivato a casa alle 8. Naturalmente videochiamata con la famiglia. Vabbè, ci sta, giustamente. 10 minuti e poi dopo dico adesso vado a fare la doccia e poi mi infilo a letto alle 8. No, acceso l'aria condizionata, così. Che culo. Niente, mi sono messo lì a guardare quella serie lì, cioè ne ho guardati 2 o 3 episodi. È un e po' poi stamattina alle 2 mi sono svegliato e sono andato a fare la doccia. Diciamo, e alle 3 sono andato in negozio. Diciamo che ero sul divano proprio. Diciamo che gli episodi durano un po'. Dura 50 minuti, sì, è vero, infatti, o poi la gente, cioè nel senso, si attira, si prende, non so perché li facciano sempre così lunghi. No, cerco di capire che cavolo sta succedendo, perché... No, ma infatti, io intanto finalmente sto sfornando, è saltata la chat di YouTube, ah, c'era lui, io finalmente sto sfornando delle tartellette semidecenti. A me piacciono piccolini, dicono, le tartellette. Come sei da solo? Ah, sì. Ciao Davide, a proposito di prosciutti e similari, mi consigli il fiocco o non ne vale la pena? Dipende sempre cosa lo paghi. Io consiglio, se ti piace la posizione del fiocco, perché il fiocco non è come il culatello, è la parte, diciamo, della falsa pera, che ho fatto vedere ieri anche mentre lo disossavo. Ha una stagionatura leggermente inferiore, perché i prosciutti che disossavo ieri erano 24 mesi e il fiocchetto era abbastanza sodo. Però se a te piace il gusto del fiocchetto, io personalmente preferisco il gambo di prosciutto che ho fatto vedere anche ieri, proprio il gambo dove c'è il grasso. Ok, io intanto li sto via preparando. Via Emilia non c'è mica bisogno, ce ne ho abbastanza in negozio che mi vengono a trovare. Cioè, nel senso che... Sì, ci hanno capito.
cotoletta alla milanese. Bravo Diego, mi hai dato l'idea. Ce l'ho anche. Ah, il fiocco mio. Allora, il mio fiocco io lo tengo leggermente indietro di stagionatura perché mi piace un po' più morbido e non sodo. E a me piace. A me piace. Logicamente io lo faccio perché se non hai il prosciutto dell'anno prima messo in stagionatura, dipende, sapete, al massimo io poi me ne metto uno, hai il fiocco che dopo 6, 7 mesi, 8, lo trovi pronto e lo puoi mangiare, ok? Servito così da mangiare, noi lo mangiamo con le tigelle, non lo capisci che è fiocco e non prosciutto, però sì, io ribadisco, il fiocco è molto buono, è un tipo di salume che è similare al prosciutto, è probabilmente più dolce e se lo tieni indietro di stagionatura, siamo a quanto mancano sono? 3 minuti, sono passati comunque 5. Io preferisco sempre un buon gambo, ma devo dire la verità, anche il culatello, un bel gambo con un bel dito, un dito e mezzo di grasso sotto rosa, bello, un bel gambone così, fantastico. Ciao, leggi? Da Caracas ci saluta. Ciao. Spada Geo. Ciao. Questa è venuta davvero bruttina. Che caldo fa lì da voi? Ma secondo me ce nevica, come prima. Spettacolare quel prosciutto, ma ne ho fatti diversi ieri però. Tanto vi faccio vedere cosa sta facendo Alchimia. Sì, finalmente. Sì, ma c'è poca frutta dopo. Adesso facciamo qualche d'una piccola e poi facciamo qualche d'una un po' più grande. Se te le avevi pronte già in negozio, facevo prima venire a prendere. Vero? Eh sì. Qual è il salume che preferisci? A me piacciono tutti i salumi. Però dipende con cosa rimangio. Devo dire che se devo fare una maialata mangio la mortadella. Mortadella con la rosetta francese, quella la micchetta, quella non so come la chiamate, con la baguette. Fantastica. Però tanta mortadella, proprio due dita di mortadella tagliata sottilissima. Però il mio preferito comunque rimane sempre il prosciutto crudo, che è sempre il salume che non ha alterazioni, non ha aromi diversi, solo il sale e la stagionatura. Mentre invece parliamo di salami, puoi mangiarne uno che ha più aglio, meno aglio, più sale, più pepe, ci sono milioni di variazioni, e specialmente quelli fatti in casa. Però se devo scegliere, scelgo il prosciutto crudo, ecco. A me, io lo preferisco. Dopo poi, perché poi anche il culatello, scusate, non è venuto un attacco di sonno. Va bene. Dopo poi anche il culatello, logicamente, è un salume che vuole anche capito. Uno perché costa tanto, veramente tanto costa. Anche perché per ricavare un culatello praticamente devi disfare tutto un prosciutto. Devi partire proprio con solo il pezzo del culatello. Ha una legatura particolare, però ciò non scusa il prezzo, che anche lì, facendolo anch'io il culatello. Vuoi vedere? Posso aprire? Sì, sì. No, sul grembiule. Dopo me lo sporco. Ti pulisci sempre sul grembiule. Sono morbidine. Sono troppo morbidine. Occhio! Ma no, lasciare altri 2 minuti. Però se sono morbide è solo per il caldo. Sì,
perché c'è caldo anche lì dentro. Lì dentro c'è più caldo. Io direi che con queste facciamo, tanto sono 12 e questo lo possiamo andare a mettere via. Quando la mortadella è appena aperta fa un profumo e spacca, esatto. E del San Daniele che ne pensi? Io lo prefiero, a me piace molto anche il San Daniele, come dicevo ieri è uno dei prosciutti fra il Parma, il Carpegna, il Modena, e così è la qualità di prosciutto che mi piace molto. È uno dei prosciutti più buoni d'Italia. Il crudo lo puoi usare in preparati di cucina, sia cotti che freddi. Sì, io addirittura una volta prendevo la pizza con il crudo cotto in forno, perché diventava croccante e salatino, mi piaceva. Per l'aceto balsamico di Modena il mosto usato è di una è di uva particolare. Sì. Sì, c'è. Allora. E se vuoi avere la certificazione della tua acetaia, devi comunque essere iscritto al consorzio, devi avere la acetaia certificata, ciò vuol dire che è venuta l'USL a controllare la tua acetaia e a vedere se l'ambiente è sano, dove i legni, insomma tutte queste cosine qua. Devi avere i legni delle botti comprate, sentite bene, da un rivenditore che è certificato dal consorzio, ok? Cioè, insomma, ci sono una serie di direttive che bisogna seguire e quindi anche se usi il mosto cotto devi usare solo il mosto cotto certificato. Dato da uve, ci sono 4-5 uve, il Trebbia, no, il Lambrusco, adesso mi sfuggono, non ce l'ho pronta lì, però sì, ci sono delle uve particolari dalle quali si ricava il mosto cotto che poi viene acetificato. Adesso la funzione è questa, mosto cotto acetificato, e i travasi si fanno con questo prodotto, mentre invece prima si faceva il mosto cotto, si lasciava, io ho cominciato in questo sistema, poi dopo le cose sono cambiate e effettivamente è vero se uno la ragiona così, perché voi dovete sapere che il mosto non è altro che la prima spremitura dell'uva, naturalmente filtrato, è il primo liquido che esce dall'uva, che successivamente viene cotto in un calderone, viene messo a 100 gradi e non deve mai andare in ebollizione, deve sempre stare in sobbollio e cuoce 3-4 ore finché da 100 litri, faccio un esempio, non diventa 50, deve proprio calare alla metà, e così si crea il mosto cotto, che è un liquido che è molto concentrato, diciamo. E da lì poi dopo viene messo dentro o a delle damigiane o a delle botti con un po' di aceto forte e viene lasciato lì per un annetto o anche due o tre, e così il mosto da dolce, la faccio facile, si acetifica e diventa mosto cotto acetificato, e questo liquido che noi otteniamo verrà poi utilizzato per andare a fare i travasi nelle botti. Ciò significa che abbiamo le 5 botti classiche dell'aceto balsamico, quindi la più piccola 10/15 litri, poi abbiamo 20, 30, 40 e 50, diciamo si parte dalla piccola che si va a estrarre proprio quello che viene utilizzato durante l'anno. Su una botte da 15 litri puoi tirarne via al massimo 3 litri, 3 kg. Sì, non puoi fare. Quindi estrai. Quello che estrai dalla prima, quindi un po' è calato dall'annata e dal caldo che c'è, calato proprio nella botte, più i 3 litri che ci togli, diciamo che tu dalla botte che c'è successivamente dopo, che è quella da 20, vai a estrarre l'aceto e lo metti nella prima botte per dargli il pieno. Ok? E così via con le altre, quindi da 30 la passi in 20, da 40 la passi in quella da 30 fino ad arrivare in quella da 50, che
più o meno possono andarci fra una cosa e l'altra 25 anche 30 litri delle volte, perché il calo è, nella botte più grande è anche più maggiore, è maggiore. Quindi vai a rabboccare l'ultima botte della batteria, che è da 50, con il mosto cotto certificato. Mettiamo che ce ne vadano 20 litri, voi considerate che un mosto cotto, lo dicevo anche ieri, costa dai 5 euro, 4-5 euro, dipende da chi lo compri e che quantità ne fa, fino ad arrivare anche a 8 euro al chilo. Quindi a fare un rabbocco, voi tirate via 3 kg di aceto, e quando lo tirate via e avete dell'aceto buono, ha già 25 anni per avere un extra vecchio. È buono già anche a 10-15 anni, però non è come l'extra vecchio, capito? Quindi andiamo a tirare via 3 kg, però ne mettiamo 20-25 kg nell'ultima. Quindi quanto costa 20 kg per 8, per 6 euro? 20 per 6 fa 120. 120 euro lì, e tiri via 3 kg di aceto, che può valere il prezzo di mercato dell'aceto balsamico extra vecchio è 500 euro al chilo. Quindi 100 grammi viene a costare una cinquantina d'euro. Poi c'è da considerare la confezione, se è marchiato dal consorzio, che è una scatolina fatta apposta con il dosatore e il libricino con le ricette, la bottiglia di Giugiaro, l'etichetta e queste cose qua. Poi considerato che se è del consorzio non è in bottigli, tu che sei acetaio, diciamo, prendi il tuo ricavato dell'aceto, lo porti in consorteria, loro lo assaggiano, decidono se può essere venduto, e quindi tu gliene devi già lasciare 100 o 200 grammi là di aceto, no? Decidono se, perché ci sono gli assaggiatori, sono banchi da 8 persone che devono assaggiare tutti. Sì. Ok, quindi una volta fatto ciò dicono ok, lo possiamo imbottigliare, tu gli dai il quantitativo che desideri e da lì gli paghi le bottiglie che loro ti fanno, che credo che costino dai 13 ai 15 euro l'inter a bottiglia, a chi imbottiglia con la scatola e la confezione. Quindi capite perché una bottiglia di aceto viene a costare circa 70 euro, 65, 60, 70 euro. Perché non è gratis? Perché è veramente costoso tutto il discorso. Poi c'è da considerare il prodotto, che è eccellente, è un'eccellenza. Secondo me sono pronte le tartelle. Cacchio, è vero. Sono nere. È strano. Si era perso a parlare. Sì. Ma cosa tengo? Ne voglio ancora le mani. Allora, queste sono le più bruttine. Vabbè, solo che mangiamo qualcosa. Sì, adesso facciamo il cambio mentre facciamo ancora lì. Hai già affettato qua. Ma vuoi il coltello liscio per tagliarla così? No, vessato. Sì, se ce l'hai lo prendiamo. Io ho preso questo perché ho trovato questo. Allora, vedete come ci stanno. Qua ci stanno perfetti, cioè io non voglio dire niente, ma finalmente qualcosa di soddisfacente è venuto. Dopo la fine, però va bene. Sto cercando di fare in fretta perché finalmente qualcosa di bello lo potete vedere invece di questi sgorbietti. Non possiate. Speluchino. Scusate se mi sono dilungato sull'aceto, che non c'entra proprio niente con la live, però. Vabbè, non stavamo facendo quasi niente. Hai imparato qualcosa? Sì, sì, ho imparato anch'io. Prosciutto Sauri, sì, mangiato, buonissimo. Testa e giù. La dicitura aceto balsamico è sdoganato, invece aceto balsamico di Modena è applicabile solo ai produttori certificati, esatto. Sì, ok, perché io parlo del consorzio di Spilamberto, che diciamo è la capitale dell'aceto, Spilamberto, che è qui vicino a Modena. 100 euro? No. Vamo a produrre. Vabbè, facciamo vedere un attimo? Sì, scusa. Scusate. Allora, finalmente queste sono le tartellette, dopo escono e sono molto più belle di questi sgorbietti qua che andremo a riempire.
Vuoi te? No, brucia. Dai, te lo passo. Tieni e tieni. Ma perché sono seduto, non voglio. No, tranquillo. Non c'è, sono mica tanto comodo. Non c'è mica fretta. Quando sono stati, ormai sono stati 15 minuti. Sì, ma lasciaci. Ma sono più piccolino. Io gli metto altri 10. Va bene. Oh, là. Oh. Vediamo. Il profumo è buono. Adesso cosa facciamo? Perché dovremmo leggermente aspettare. Allora dicevo che sì, dicevo che Spilamberto è la capitale dell'aceto balsamico. Però anche a Modena esiste il consorzio e c'è di mezzo anche il CERMIT, si chiama, che è diciamo la Camera di Commercio, che permette ai piccoli produttori di ti certifica l'acetaia senza dover passare dal VIA. Però lo stesso discorso della bottiglia vale anche per loro, perché comunque a Modena c'è questa che sono poi due consorzi separati, sono due cose diverse. Però sapete, c'è la TIM, c'è la Vodafone per la, come si dice, per l'antitrust, no? Ah, beh, sì. Credo che sia così. Vabbè, adesso si parla per far due risate, però anche loro c'è bisogno di essere iscritto a essere maestro assaggiatore o tutte le cose di Spilamberto. Però se io da piccolo produttore voglio certificare la mia acetaia, spendi dei soldi, perché spendi dei soldi, però vai in Camera di Commercio e loro fanno partire tutta l'attività. Comunque sia, la visita dell'USL in acetaia c'è. E dopo puoi vendere l'aceto, lo puoi vendere con ricevute manuali, insomma, ricevute a carta, sì, la fatturina, e poi vendere l'aceto. Adesso mi sa che lo farò, perché anche io ne ho un bel po' di richieste e vorrei essere, perché logicamente voi potete immaginare con tutti gli iscritti che ho al canale, in quanti me l'hanno chiesto, ma non ho potuto, perché non è giusto che quelli che fanno tutto quel giro lì paghino tutti quei soldi per poi avere quella cifra lì. E io, il mio non tanto non ha il mio aceto è del 99, ok? Quindi fai i conti, c'ha 23 anni, dipende da quanto è imbottigliato. È vecchio, però per essere extra vecchio deve aver passato i 25 anni. E esistono tipologie di aceto, cioè vecchio, extra vecchio, oppure stravecchio e extra vecchio. C'è scritto proprio nella bottiglia, state attenti, se andate anche in quei bar o venite a Modena trovate in tanti negozietti le bottigliette, così leggeteci bene sopra, perché se costa meno c'è un motivo. La bottiglietta d'aceto costa 70-80 euro, c'è un motivo. Bene. E procedo con Sandegnere bene la dicitura aceto. Ciao, anche la dicitura aceto balsamico tradizionale è solo quello ricavato dalle acetaie che sono sotto il consorzio di cui Davide parla. Esatto, bravo. Io ho capito. Molto chiaro, bene. Perfetto. Slim Snake, quindi io ho capito, è una cosa modenese proprio. E capì? Ecco, bravo. Allora, come siamo messi? C'è ancora qualcuno che ci sta guardando? Penso di sì, cioè no, non lo so. Media 28 gradi, tutto l'anno. Caracas. Dice, ciao. 26. Gabbiani, saluti da Caracas. Ah, Gabbiani. Gabbiani, Gabbiano. Ah, sono carpigiano. Ah, sta tornando la chat. Lo rimetto lì perché c'è la impastatrice davanti, non vedo più. Ma se non ci serve la posso tirare via. Sì, sì, adesso possiamo farlo. Non so, vuoi accendere un attimo l'abbattitore? Perché così no, se vai effettivamente per 5 minuti non ha senso. Beh, aspetta un attimo, si raffreddano. Poi tanto riempi le che ne assaggiamo una. Fai cosa? Te lo metto in frigo. Si rovina il frigo, secondo te? No. Non è quel grande, caldissimo. Te le metto un attimo in frigo. No, accende perché fa un casino. Dopo sembra che parta l'elicottero. Ma quello di destra funziona o solo quello di sinistra? È un freezer, lo accendo solo per quando ne ho bisogno, quello di destra. Perfetto. È così. Sono 4 gradi. Mi sono tolto la chat e non riesco più a leggere niente. Che crema ci mettete dentro? Ha preparato una crema diplomatica. Esattamente, io ho guardato, sappi che io non sono un dolciario, però ha fatto crema pasticcera, panna montata e zucchero a velo. Allora, panna montata montata con lo zucchero a velo, in più la crema di pasticcera e basta. Sì, 200 grammi di crema pasticcera,
200 grammi di crema pasticcera. Quanto? 200 grammi di crema pasticcera, 150 di crema di panna montata con 100 grammi di ciccioli frolli. Sì. Di panna montata, mi distrae sempre, panna montata e poi dopo 50 di zucchero a velo. Quanto? Ah, ma è Simo, lui sì che sa sì. Le cose. sì, crema diplomatica, poi dopo ho tenuto un pochino di crema pasticcera normale e crema pasticcera al cioccolato, così magari ne riempiamo un po'. Adesso ci sono uscite adesso le tartellette, quelle un po' brutte, le abbiamo lasciate in frigo. Frigo maschio? In frigo, sì, perché la friga non esiste. È la sorella del frigo. Va bene, Davide intanto ci fa un po' di spazio, io mi sa che libero un attimo il tavolo. Metto via questo passo. Sì, siamo a posto, siamo a cavallo, caccio cavallo finalmente. Ok. Dopo un po' di travaglio. Ma ci siamo mangiati tutta la frutta nel frattempo. Tocca andare a prendere l'altra. È colpa mia. Cosa facciamo al kiwi? Lo apriamo o non lo vogliamo aprire? No, voglio mangiarne una come si deve. Bella la sacca Porsche fucsia. Qua è tipo, non è fucsia, è un rosa scuro, non so. Anche fucsia. È rosso. Se no ce l'ho verde o bianca, trasparente. Verde o bianca. Bianco sono piazzate. Oh, bello così. Ah, hai già fatto la fragolina? Ne ho fatta una. Le ho lavate, sono qua. Adesso vediamo come metterci. Stavo dicendo che sono arrivato all'una in cucina, ho lasciato la frutta in macchina, un'ora. In macchina c'erano forse 55 gradi. 55 gradi, no, ma infatti. Quanto hai lì? Mancano 3 minuti ai 10 canonici. 3 minuti. Va bene. No, bella. Bella nos. Bella, no, bella Roche. Ah, bella proprio Roche. Bella Roche. Bella Roche. Io direi che ci siamo. Tiro fuori tutto e poi dopo facciamo il cambio. Ah, vuoi riempire quelle lì? Sì, riempiamo queste. Ah, ma la crema, dove l'hai messa la crema? Qua, nel frigo. Sono capitati un po' di inconvenienti, si è allungata un po' la diretta. Un po'. Difatti mi avrà andato per disperso il negozio perché sono già le 4. Adesso ti faccio. E domani, tutto. Vi ricordo, chi c'è ancora, che sono io in diretta che faccio la porchetta, la disosso e la metterò in forno. Logicamente non staremo 4 ore a aspettare la cottura. Tu dimmi quando passare, che mi prendi. Ah beh, fai te. Ah, passare a prenderla. Ah, dopo. No, vabbè. No, dopo io la fai, se la mangi bisogna che la fai raffreddare, non metti. Va bene. Fish. Si vede niente, bisogna che facciamo così. È fresca? No, è freschissima. Io pensavo di averla fatta poca, invece guarda qua. Oh, oggi su Twitch non si è iscritto nessuno. Ma neanche un segui, un niente. Ma sono tutti a guardare Fortnite. O non vanno a guardare Fortnite? Fortnite? No, non so, sì. Ci ho giocato anch'io mentre che ti aspettavo. Adesso c'è tutta la. Ho già finito. Cucinare la porchetta. Domani faccio. Ah beh sì, quello è ovvio. Ok. Allora ho scelto la buchetta non a stella. Aspetta che la faccio vedere dall'altro. Ho scelto una bocchetta non a stella ma piatta, in modo tale che facciamo dei bei riempimenti dal basso verso l'alto. Così andiamo a prendere il basso e poi. No, così. Schiacciamo e non facciamo assolutamente niente. Così è bella riempita. Se vogliamo possiamo fare anche dei mini movimenti. Ci faccio le patate io con quello. Esatto. Le patate della duchessa io. Facciamo anche dei mini movimenti così magari non è piattissima e facciamo qualcosa di un po' più elegantino. Metti la botte. Là. Io ho tirato fuori anche la crema pasticcera al cioccolato. Là. Non mi sono neanche accorto che l'hai fatto. Cosa? Ah. Lì la crema pasticcera. Quindi nero col nero? Nero col nero, guarda, adesso vediamo, non è che. Bellissimo lavoro. Vivo nell'Urrussanga. Grande, acronobo Marco Zanotto. Ho molti amici in Veneto che
Sì, leggi tu, visitiamo ogni anno. Ah, ok. Molti amici. Beh, però siamo in Emilia Romagna, noi in Veneto. Mio papà è veneto, è di Rovigo. Provincia di Rovigo. Ma Rovigo? Che cosa faccio? Taglio il kiwi? A Roma? Ah, mentolo! Cosa facciamo? Ah, gli dai altri 2-3 minuti. Fai 2-3 minuti. Però sono più piccole queste, eh? Allora fammele vedere. Oh, però tanta roba, eh? Ci voleva la menta. Dai, forse. Menta forte. Bella gnocca. No, non ci sta. Vuoi e il kiwi? Eh no, aspetta, stai lì. Ma la frutta sopra fa, eh. Adesso non so, se è fresca. Fai vedere davanti. Aspetta, mettila lì sotto la qua. Lì, sì, bravo. Vediamo se usciamo. Oh. Più indietro, più giù, più a fuoco. Accendi l'accendino. Come faccio a mettere a fuoco? Ti allontani un po'. Ok. Dai, si vede. È molto rossa. La forchetta a bassa temperatura e poi arrostirla un po' al forno è una mia... no, non è, cioè, in realtà questo forno che io ho dietro ha una serie di ha un programma di cottura per la porchetta, e non è che se io ti dico cuoci a 180 gradi, no, perché il forno parte con una cottura molto lenta e buttando fuori vapore che ammorbidisce la cotica e fa una cottura a bassa temperatura, perché fa va molto basso. Però adesso poi quando è cotta vi scrivo, dopo mi dà la mappa e mi dice le varie temperature, i vari tempi di permanenza a quella temperatura, e se era col vapore tipo fa 40 minuti al vapore, un'ora a 120, magari fa un'ora a 180 e alla fine arriva a 250 per fare diventare croccante la cotica. Quindi quando mi chiedono a che temperatura la cuoci, mi viene difficile rispondergli perché c'è tutto un programma. Però adesso voglio pubblicarla, perché in realtà anche se non avete un forno del genere, potete replicarla anche a casa questa modalità di cottura. Ah, beh sì, ci sta, anche perché magari uno ne prova tante, poi è il kiwi? E il kiwi? Se lo chiamo, vuole aprire il kiwi? Sì, perché poi me lo mangio. Guardate qua che bellino, abbiamo aperto, esatto, questi invece sono più tartellette, abbiamo aperto la fragolina, sopra ci abbiamo messo un pezzo di mora e di fianco i pezzi di lamponi, è ovvio che se ci fosse il verde sarebbe ancora bello. Adesso mi apre il kiwi e lo fa apposta, va bene, a fare il petto e le mora al centro del fiore, adesso lo facciamo, visto che devo prendere solo una che sia un po'... Telefono. Telefono. Ho perso il guanto. Ah, l'ho messo in forno assieme alle tartellette. No, scherzo. No, mi viene sempre la... Vieni pur che... Ah, si sono un po' gonfiate qua. E si gonfi. Adesso si sgonfiano un po'. Ah, sì, il maiale. Ho fatto la sauna. Ho fatto la fiorellina. Oh. Oddio. Dimmi. No, sei tu. Ah, scusa. Va bene. Quindi qua cosa faccio? Devo mettere in frigo. Anche perché sennò si smonta tutto. Già c'è caldo. Però così, aspetta un attimo, dammi un attimo solo il, no, il 100 euro. Sì, magari. No, qua, guanto. È esposto. Ah, prendilo così, non è caldo. Sapevate che il maiale è uno degli animali più intelligenti del pianeta? Io no. Cioè, non c'è scritto io nu. Grande Gianmarco. Mai pensato di scrivere un libro tipo Ricette strane di un macellaio?
veramente non ci ho pensato, ma ci sto lavorando per fare il libro dei salumi con Giorgino. Certo, voglio. Ti lascio a te allora, che vabbè, io così mi assaggio il kiwi. Questa che è la prima. È kiwioso. Che si ho mangiato proprio, che schifo. È aspro questo. Va bene. Forse ci sta bene con la crema. Mamma mia. Ho aspettato fino adesso a mangiare, ma devo aspettare a 10 minuti ancora. Arriva, stavo mettendo via la terra. Dio mio, spacca tutto. Spacca tutto, Bob. Qua è Ralph 2. Ah, Ralph, no Bob, c'hai ragione. Va bene Davide, io direi che magari se facciamo un'alzatina, vuoi fare una foto? Allora vuoi troppe cose te. Sì, è un po' aspro. Allora, adesso vediamo come fare le cose, perché così ci mettiamo un po' di ordine, che l'ordine è disciplina. Cos'è quello? L'hai tirato fuori? Me l'ha portato mia madre, c'aveva sopra la televisione. Televisio. Sì, però bisogna che prima di farci la foto finiamo le altre. Sì. Allora mettiamole in frigo, che sennò. No, dai, basta, sennò sta anche tutto il day. No, beh, adesso 2 secondi. 2 secondi. Aspetta, preparo l'altra sacca posta che facciamo la crema normale. Guarda che bellina. Dai, vogliamo finire tutto. Facciamo il piatto che facciamo, esatto. Le foto. Le fai tu perché io ho il cellulare ad aggiustare. Ah, un bagno di sangue il mio cellulare. Sapete, avevo il cellulare, quello, il fold che si apre così. Ormai era già 1 anno e mezzo, il 2 avevo, non il 3. E loro dicono che mi è caduto, però in realtà non mi è caduto. Però lo utilizzo, sì, un casino, cioè insomma, apri chiudi. Insomma, alla sera ci ho guardato TikTok, l'ho chiuso, l'ho messo sul comodino, alla mattina lo apro, c'è una striscia per la lunga alta così bianca. E l'ho portato, prima di portarlo al centro Samsung, ho fatto un giro di telefonate anche dai cinesi. Ah, e comunque per cambiare il display interno 675 euro. Io quello lì l'avevo preso in bolletta con la Vodafone e lo finisco di pagare ad aprile di quest'altro anno. Quindi ho detto, vabbè, comunque costa ancora 1.300 euro, buttarlo via mi dispiaceva. E allora glielo ho dato da aggiustare. Naturalmente, cosa ha voluto racconto? Perché Dio buono, ci mancherebbe. Pur che io lo lasciassi là. No, gliel'ho già pagato, gli ho detto, guarda, te lo pago tutto perché... Sì, non penso che... Ah. No, io ho già messo tutto lì, scusa. Ah, io l'avevi già messo tutto via? No, ho messo tutto qui. C'è cosa per sostituire la bocchetta? Sì, perché sei troppo piccola. Sì. Se devo fare qualcosa di precisione, lo facciamo. Ogni tanto. Sì. Che poi di crema non è che poi ne ho tantissime. C'è anche quella cioccolata? Sì. Cosa l'hai usata a fare? Cioè? Sì, la usiamo, dico, di questa. Quindi faremo una sac à poche un po' semi sprecata. Quindi la fai. Ah, non puoi fare 2 colori? Ma 2 colori? Ah, facciamo, dai. Vuoi una mano? No, grazie. Davide, ti ho visto. Beh, mangia, lui mangia sempre. Cosa su? Ma no, so già un po'. Senti com'è già... croccante il. La mora. La mora.
Ascolta, sono le 4:15, è 3 ore che sono qua che aspetto. Sì, sì, non c'è ragione. Oh, comunque buona, buona. Buona. Che cosa? Io sono abituato a mangiare le bianche. Beh, normali, sì. Però queste qua, buono. Mi sembra... sembrano il gusto dei biscotti che faceva mia nonna. Mm-hmm. Buonissimi. Davide, un mascalzoni. Ma no, non ho neanche pranzato oggi, dai. Ho mangiato una mora, sentite com'era croccante. Se vuoi un consiglio, dopo la riparazione non chiuderlo più a libro. Fai finta che sia un... lo so, difatti, allora, un mio amico che l'ha comprato e non gli è piaciuto, siccome sta via 20 giorni, mi ha dato il suo flip phone piccolo, che per me è piccolo, ormai era abituato a quello là che vedevo grande, e lo uso come muletto. Ah, mi scrivono dappertutto. Sì, e chiuderlo così, devi tenerlo aperto, difatti anche quando te lo vendono nella scatola aperto, perché a tenerlo chiuso ci viene, sì, la riga. Però sì, alla fine potevano anche passarlo in garanzia. Ma molte cose, sinceramente. Cioè, così si fanno voler male poi, perché 675 euro a cambiare display per me sono una cosa... Ma tanto alla fine lo sappiamo benissimo che se non sei tu a comprarlo è sempre qualcun altro. Ma sì, però non è giusto, ecco. È come poi le batterie della Tesla. Allora, io per dire, adesso mentre che lui lavora, cioè è ancora là nel negozio, ho un tablet della Samsung comprato su subito.it un po' di qualche anno fa, però è un tablet grande, grosso, ma veramente grosso, il doppio di uno normale, con si chiama Galaxy View, lo feci vedere anche in una Rai, e purtroppo è caduto mio figlio in un angolino e c'è venuto, insomma, c'è il display da cambiare. Dico, lo cambio volentieri perché mio padre ha Sky a casa sua, io non lo voglio fare perché costa troppo, e mi guardo Sky Go, quindi le partite me le guardo nel tablet. Ci sta. Me le guardo quando sono non so, una qualche cena o meno, mi porto il tablet, fa tutto, non c'è bisogno di niente. L'ho portato ad aggiustare anche al centro Samsung, oltre ad aver fatto tanti altri negozi, però non si trova più il pezzo di ricambio, cioè originale Samsung. Sì, okay? Sì, no, ma perché... hanno detto che la roba, una volta che sono passati 2 anni, sì, loro la buttano via. Sì, sì. Ah, beh, normale. E per non avere più un magazzino, ecco. Così tu ne compri uno nuovo, poi. Sì, per non avere più magazzino. Però in realtà non lo fanno più e io sono rimasto fregato. Davide, è meglio il telefono a gettone. Lì dovresti guardare se c'è qualcuno che lo vende con quel pezzo lì. Io ho già usato tutte e tre le spatole, il recapiente. Ce n'è uno là sotto, se vuoi, rosa. Ah, no, è qua. No, perché sono andato da un negozio e li ho presi tutti a 1 euro. Il recapente? Sarei andato ai cinesi. No, non è cinese. Adesso non posso dirlo perché sennò se non mi pagano. Casanova, sai? No, se magari Casanova gli fa 4-5 euro. E le capentole? Di buono. D'accordo. Io ce li avevo però un po' più piccolini nel box a tutto a 1 euro. Invece no, questi sono carini, c'hanno le maniche in acciaio. Ah, in acciaio. No, li ho presi in questo negozio che adesso è aperto a Sogliera. No, vicino alle tattoo? No, non è vicinissimo. Quindi fai metà bianco e metà nero? Sì, metà che bianco. Artista. È giallo, non è bianco e nero. Ringo. Che lui voleva che facessi bianco e nero, cioè. Oh. Boh. Facciamo così e poi dopo ci facciamo una fotina. Se ti serviva della cioccolata, questa qua è eccezionale. Eccezionale. Questa cioccolata è la migliore al mondo. No, quella lì è scaduta già da un bel po'. Ormai non è più.
No, scade nel 2039. No, la Juve. È bollito. No, gennaio 2024 scade. 2039. Ma sì, non gli dà mica 30 anni alle fai. Cioè. È bollita. Official, Balocco. Bello, questo qua. No, ma la Balocco ne fa un sacco. Cioè, nel senso, dopo io sono andato a vedere la produzione e fa un sacco di cose. No, questa è troppo grossa. Che fai un ebook per facilitare la commercializzazione? Sì, ci sto. Cioè, adesso intanto prima dobbiamo scrivere, perché con Giorgino dobbiamo scrivere le ricette, perché in realtà il libro lo faccio più per lui che per me, perché io non è che sia sì, io non sono un gran lettore e non sono un gran amante, non sono un amante dei libri, preferisco. Cioè, mia moglie, lei è una che legge un libro, adesso non più con mio figlio, però prima ne leggevo uno alla settimana o anche due, ero sempre dietro a leggere. Ci sta. Però sì, io non uno, non ci vedo più un'ostia da vicino, mettere gli occhiali non li sopporto, quindi evito di leggere anche le istruzioni. Sì, di evitare, dai, ci sta. E a parte quello, sì, il libro con le ricette ci dobbiamo trovare con Giorgino, poco alla volta. Io già ce le ho le ricette, però le mettiamo giù bene. E sì, un po' di storia. Le foto del prodotto, le foto della stagionatura e anche qualche aneddoto suo. Per chi non lo conosce, Giorgino sul mio canale è un norcino, è lo zio, diciamo, abita a Solara, che è una provincia di Modena, e lui fa il norcino, insomma fa i salumi fatti in casa. Abbiamo cominciato a farli insieme sul canale e lui ha ottenuto un gran successo, perché lo chiamano tutti, insomma lo vanno a cercare anche là, e allora sì, sarebbe bello, mi sarebbe piaciuto fare questa cosa qua con lui. Però il tempo è sempre poco, anche perché lui adesso, dicevo, sta facendo la ristrutturazione col 110 a casa, è un po', si capisce, esatto, è un po' impegnato, e quindi adesso per il momento sono un po' fermo, però sì, ci abbiamo qualche cosa in programma, appena possiamo lo facciamo. Ma le fai tutte? No, tutte queste. Tu lo sai che dopo io, se qualcuno la porta a casa? Ma sì, una, due. No, troppe. Troppe poche. Oh, inizia a riempirsi il piatto per la foto. Boh, diciamo che siamo a posto per adesso. Poi queste qui le decoriamo un'altra volta. Vabbè. O le decoro, vabbè, già che ci sono, dai. Se c'hai tutti i sacchi pieni. Sì, fatto. Sì, c'ho i sacchi. Tanto cosa ne fai della crema dopo? No, ma io. Devi fare un'altra zuppa inglese? No. Allora? Vabbè, quindi ho il cuore affranto per il mio cellulare. Ah, ma ci mancherebbe. Molto affranto. Ci mancherebbe. Così. Sia per quello che costa. No, ma il fatto è che a me non mi è mai caduto, ma mai. Sì, sì, mai. Ma a volte. A meno che mentre io dormivo sia caduto mio figlio, ma non c'è venuta proprio una striscia bianca alta 2 cm e intorno a quella striscia lì non riesce più a far niente. Ah, beh, sì. Peccato, perché io ci faccio le foto, lo uso per una parte per i video, insomma ho preso quel tipo di telefono perché mi è comodo, è grande, riesco a leggere bene, e è comodo, attenzione, è comodo per fare quello che devo fare io. Per parlare al telefono, che è l'unica cosa che servirebbe, non è comodissimo. No, assolutamente. No, non è comodissimo. Si riesce ad avere il video completo di Giorgino quando macella e fa i salumi? In realtà io ce l'ho, però c'è la parte dove ammazzano il maiale che non ho voluto pubblicarla, e poi dura un sacco, perché lì l'ho tagliato, l'ho montato io in qualche maniera, è il video di tutta la giornata, non so, dura 3 ore, non so, e c'è la parte iniziale dove proprio lui manda la, insomma, ammazza il maiale, e non ho voluto metterla perché avevo paura che mi bannassero il video oppure qualche no, ma potesse... sicuramente lo bannano. Sì? Sì. Dovresti anche se posso dire una cosa, non è una cosa fatta per come quattro bimbi che tirano le legnate a un cane, così. È una cosa rapida, veloce. L'unica cosa che ho visto è che purtroppo, sapete, i riflessi
del maiale, quando viene ammazzato, c'ha dei riflessi che sembrerebbe ancora vivo, però in realtà lì hanno quel colpo famoso. Vabbè, sì, sì, è normale, si normale. Capisce, come dice il maestro Giorgino, esatto. Volevo fare le magliette con la foce di Giorgino sopra e sotto ho scritto si capisce. Io le ho fatte le mie magliette, le ho messe su, ho messo il link, un sito mi ha dato la possibilità di metterle con il logo. No, non ce l'ho qua, quello lì che c'era, quello là non c'era, quello che c'è in basso a destra non ce n'è. No, non ce n'è, non ce n'è. Quindi? Quindi siamo qua, siamo ancora qua. No, quindi abbiamo finito, ragazzi. Vi ringrazio per l'attesa, soprattutto ringrazio Davide. Sicuramente gli abbiamo fatto compagnia, abbiamo detto quattro cavolate, dopo posso andare a dormire, no? Ah, sì, anch'io. No, dopo devo andare al negozio. Oh, porca. Mai tagliare un mirtillo in verticale, vi dico. Cosa dite? Sono belline? Vediamo questo qua cosa si vede. Si vede dei fili. Che fili? Mi diverto intanto. L'altro kiwi non lo apro, dai. No, non aprirlo. Lo mangio stasera per cena. Tutto tu. Se poi è brusco come quello, mamma mia. Beh. Mondo ipocrita, lo so, però purtroppo mi dispiacerebbe perdere il canale per il video. Comunque il video ce l'ho. Non è registrato da una VHS, da una cassetta, da una videocamera con le videocassette. È un po' così. Molto bellini i cestini, va bene. Frutta, ed anche molto colorati. Sì. Quindi facciamo anche questi, decoro anche questi con le fragole e tutto il resto. Sono quattro palli, no? Uno lo dovevo assaggiare. No, perché bisogna andare a lavare. Riesci a lavare qualche lampone, sono un po' misti. Ma mettici una fragola? Perché sono tutti un po' così. Allora, sennò metti un mirtillo e una fragola. Faccio così, vado a lavare altre due fragole e poi siamo a posto, non è quello il problema, dai. Tanto non siamo mica gli scomodi. Quello è già sparito. Ah, è sparito. Posto. Mi ha voluto aiutare a suo modo, Davide. Grande pasticcere. Solo 2 ore e mezza per fare. Me l'hanno sempre detto, sono molto lento. Ma molto lento proprio. Allora. Poi voi non lo sapete, ma qua dopo c'è tutto da lavare, cioè. Davide non è addormentato di più. Ci sono un po' sul cotto. Ah beh, normale, adesso ti svingo. Ma considera che stasera devo andare una grigliata. Dio buono. Quando chiudo alle 8 devo direttamente, senza passare dal via. Anzi, adesso che ci penso, c'ho la carne a bassa temperatura. Ho fatto le costine arrotolate, quelle che ho fatto il video, va bene così. Sì, sì, ma ci metto 2 fragoline. Tanto dobbiamo solo fare la prova assaggio. Beh, dai, stasera c'è il dolce, se non l'ha preparato nessuno. Ah, potrei portare la cena. Ehi. Basta che lasci il frigo. Allora non mangiare. Mangiamo queste brutte. Aspetta che ci mettiamo il lampone. Dove lo mettiamo? Qua. Sì, se vuoi mangiare il lampone. È maturo. Sì, allora, sì. Allora facciamo vedere, basta, fine dei giochi. Ce ne sono 3 qua nascoste. È la fine dei giochi, come in Hercules. Sono qua. Va bene. Facciamo l'assaggio di queste 3 qua noi. Sì, ma tranquillo. Ah, tranquillo, è ancora in galera, ha detto. Cazzo, che sfiga. Ti metto solo queste qua in frigo. Maschio. Sì, sempre. Che battuta, cioè basta dopo un po'. Che casino. Va bene. Ci siamo arrivati. Ok. La sofferenza ha un fine, finalmente. Facciamo la foto. Tutta tua. Aspetta che io ti tolgo anche sta roba. Questo vanno a buttare. Non hai fatto le foto con questo telefono?
non so neanche come si fa, non c'è neanche ancora l'icona. In basso a destra forse. Ah sì, bravo. Standard. Vabbè, ah, sembra un Samsung alla fine. Aspetta che questo qua sembra... Ah, dammi che tolgo tutto. No. Sembra quello che ho fatto stamattina. Cosa mai avrà fatto stamattina? Mattina presto è sempre ottimo. Ah beh, poi... Signori, andiamo all'assaggio. Dai, vieni anche te che non ci sei mai. Ci sono, ci sono. Allora. Tira via. E via. Metto qua. Aspetta che faccio la fotina. Oh, là. Due chiamate perse. No? Sì, l'amore mio. L'amore tuo. Ah, devi metterci lo spray. Non ce l'ho, mi sono dimenticato. Vacca d'un can, boia d'un modlet. Te l'ho detto. Bellissimo piatto, grande numero uno. Grazie Tommaso. Basta guardare l'albero degli zoccoli. C'è una scena piuttosto esplicita che illustra come le bistecche non nascono dagli alberi. Esatto. Una lucidata con una marmellata diluita. Una lucidata con una marmellata diluita. Ci vorrebbe un prosecchino, si capisce. Esatto. Ciao Davide e Gianmarco, ottima live, alla prossima ricetta. Sì, beh, speriamo di metterci meno. Ottimo. Dio buono. Davvero, l'ultima live decente che abbiamo fatto è stata la Sacher, che sembrava più difficile. È venuta benissimo. Dal Trentino, Pietro dal Trentino, lì c'è fresco almeno un pochino. Proprio. Anzi, adesso apro la finestra. Per fortuna che inizio live ho detto fresco e veloce. Fresco e veloce. Non sono qua, non sono reperibili, fresco e veloce, sono andati via. Beh, insomma, dai, almeno la... Fresco lo sono. Almeno tua moglie sa dove sei, no? Ah sì, sì, a lavorare. No, nel senso, guarda nel cellulare, sa che non sei... Ah beh, sì. Non sei da... No, assolutamente. Non sei sulla via Emilia, come quando sei qui. Beh, queste sono venute bene. Sono venute bene, ci abbiamo messo un po' di tempo perché abbiamo avuto delle difficoltà col calore che c'è qua. Sì, con la frolla. La frolla ha fatto un po' fatica con Ronald, assolutamente. A piegarsi. Mandamela per posta in Svizzera. una di queste, se vuoi la assaggio, no? Perché così ti dico com'è. Allora la vuoi cambiare? Sì, sarà meglio. Io prendo quella con lampone. Allora. Bravo, io prendo questa perché è più leggera. Easy one. Occhio! Stava cadendo il la mora. Vabbè, sì, effettivamente la mora un po'. Alla vostra. Allora, Andrea dice, con il Roner le costine arrotolate sono venute meravigliosamente cotte e gustosissime. Grazie Davide, è sempre un gran piacere ascoltarti. Mi fa piacere perché è una mia invenzione e spero che almeno se qualcuno le replica mi nomini quando le replica, perché se voi cercate la costina fatta così non l'ha fatta nessuna, come poi l'arrosto di costato arrotolato. Mi dispiace solo che il video non ha avuto tanta... seguito tante visualizzazioni perché secondo me merita, è una preparazione da macelleria che non c'è nessuno, non le fa nessuno così e le ho inventate io, voglio registrarle. Vabbè, il marchio capito? Poi se le troviamo da amatori o da che le hanno fatto uguale a me, sappiate che le hanno copiate da me. Esatto, perché ancora non ci sono in commercio. Qua un attimo solo, Stefi B8067 ha detto una bella gelatina al prosecco. Mamma mia, top. Lui per sincero ha detto che non aveva preso lo spray, le costine erano fantinate. Ho detto prendo lo spray giusto per... Ci vuole tempo, ma sono una figata, io le mangio stasera. Buona! Oh, grazie! Aded, grazie mille. Finalmente c'è scritto qualcuno. Due ore che siamo in live, non si è sentito niente, neanche. Ma no, ieri. Ti meriti un cestino di frutta. Se vuoi venirci a trovare, noi siamo qua. Ci trovi in via Viterbo 70. Cioè, vieni qua e c'hai quel che vuoi. Qual è il video sui ciccioli che dicevi? Farai con Giorgini? Qual è il video sui ciccioli che dicevi? Il video dei ciccioli l'abbiamo già fatto con Giorgino e lo trovi sul mio canale. Però dobbiamo fare il video sui ciccioli, però non quelli frolli ma quelli pressati. Però li faremo
più avanti, quando c'è freddo. Adesso non si può lavorare, ok? Cioè non si può lavorare, non si può fare salumi. C'è già quel DDC. Faded Epitaph o Epitaph dice oh, lo spray commerciale, no, lo spray l'ha fatto lui. Perché doveva essere una live veloce questa qua. Noi ci siamo visti stamattina, lui è venuto a portarmi il pane, essendo il mio fornaio, sì, uno dei miei fornai. E abbiamo detto oggi facciamo la live, l'avevo già preannunciato ieri, facciamo una cosa veloce perché vengo già con la pasta pronta. No? E io ho detto beh, ci vediamo all'una, e lui mi manda un messaggio, no, facciamo alle due, poi è arrivato alle 2:20. Un quarto, dai, sì, 2:20. Intanto io ero qua che l'aspettavo, intanto ho preparato tutto il discorso. Sì, sì, no, infatti. E poi dopo siamo arrivati qua, insomma. Diciamo che sono le 4:35. Ah, no, ma dai, è perché è stata lunga la cottura. Esatto. Va bene, signori. Va bene. E io vi ringrazio della visione, scusate delle chiacchiere. Primo messaggio dice... Te l'ho detto, oh, that looks so pretty. Thanks a lot, thanks so much, faded epitaph. O epitaph, non lo so. Comunque è quello che si è scritto. Grazie, grazie. No, c'era un altro? No. Vabbè. Comunque, signori, ci vediamo domani in live. Io torno a lavorare perché mi sono stato seduto abbastanza. Puoi mangiarla tu, quella di sì, sì, dopo la mangio. Beh, se ti fai vedere, non è che... Allora, sembra che mangio sempre tutto io. E, ci vediamo domani per la porchetta. Farò la porchetta disossata, quindi prenderò non la porchetta intera, faccio il mio solito pezzo costato, lombo e pancetta, la disosserò live qua compagnia, la condisco, la lego, la preparo e poi la metto in forno. Logicamente 4 ore non starò in live per aspettare la cottura, vi farò delle foto oppure quando la tiro fuori magari fai un mini live. Se non è un orario proprio invece... No. L'orario così. Massimo la carica e basta. Vabbè, live a caso, ma tanto carina, bene, mi fa piacere, Steve. Grazie. E va bene, allora ci vediamo domani. Dico bene? Un saluto a tutti, grazie della visione. Alla prossima. Aspetta, grazie a Gianmarco. E andate a seguirlo sul canale Pasticciando si impara. Ok, ce l'ha scritto lì. Si legge poco perché adesso prima era più in dentro, adesso è più fuori. un po' sì, dai, poco a poco. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, grazie ciao mille. A tutti. Ti abbiamo sognato di un mantello, di mettercelo in spalla, io come sarebbe bello volare fino al cielo e guardare tutto da là in alto. Ma poi diventi grande, i sogni riguardano altro. E adesso guardi il mondo attraverso una finestra, chiedendoti se è vero che la vita è proprio questa, che tutto quanto sembra solamente un brutto sogno, che di supereroi ne abbiamo tutti un po' bisogno. Noi